circostanze proprio di stretto fatto che potrebbero portare a un'interpretazione diversa. Quindi, ciao Johannes, saluto anche io. Quindi la situazione non è assolutamente chiara sotto questo aspetto. Comunque, se, nella mia ipotesi, appunto, essendo un evento aperto al pubblico, è tranquillo fare un video e, ok, sì, ma anche la mia autorizzazione. Comunque, con l'apertura al pubblico penso che la situazione non possa porre conflitti né di privacy né di diritto d'autore. Non abbiamo invece il problema del ritratto sotto questo aspetto, cosa che invece potrebbe ulteriormente confliggere perché poi, insomma, una cosa è riprendere l'evento in pubblico, altra cosa è ritrarre una persona del pubblico e poi commercializzare il ritratto. Scusate, bevo. Grazie Velas per il link al libro. Infatti tutte queste cose comunque le trovate nel penultimo capitolo del testo che vedete lì, che è uscito a novembre. Bravo Gnuccio, buon gusto. Ci sono altre domande? Sì, vero, l'ho vista anche a Firenze, anche da Edison. Sì, su Apogea lo prendete col 15% di sconto. Ah, bene. Sì, domanda di Gnuccio. Non credo perché la coscienza è unica, cioè non è che l'avatar fa delle cose che noi non approviamo. Infatti si è posto anche molte volte il problema se si possa parlare di violenza sessuale all'interno di Second Life. E in realtà la risposta è sul griefing sì, perché sicuramente si può causare un disagio, ma sull'atto fisico no, perché cioè io non credo tu abbia diritto a una seconda personalità, hai diritto però a vivere pienamente la tua identità digitale, che è una cosa diversa. Sì, poi lascio il commento di Peli. È una cosa diversa vivere pienamente la propria identità digitale, secondo me, perché appunto, come dicevamo prima, posso utilizzare lo pseudonimo, questo è un principio che è riconosciuto. Cioè, che è possibile poi risalire a te, ma tu hai diritto ad essere conosciuto solamente col tuo avatar e a non fare sì che appunto venga ri rivelata la tua identità senza il tuo consenso. Quindi, a prescindere dal fatto, insomma, dell'ambiente immersivo di Second Life, sicuramente favorisce forse, no? Interpretazioni sul dire, ma il mio avatar fa delle cose che, cioè, non è vero. Qualsiasi cosa. Possiamo impedirla o possiamo approvarla. Quindi in realtà, a meno che non si stia incorrendo in una delle situazioni di crimine informatico in entrambi i sensi che abbiamo visto, o di griefing con la possibilità forse del risarcimento del danno morale,
in realtà proprio di seconda personalità. Thursday, no. Si è sentito perché ho visto. Sentite? Mi sentite adesso? Sì, ora vedo che non vi sentivo più. Non so se si è sentita la risposta che ho dato a Nuccio. Faccio così, faccio login e logout. Mi sentite?